Chissà che cazzo potrò dire di sto libro. Oh, ok. Ciao, sono Megan e bentornati sul canale. Nuovamente oggi parlerò a ruota libera senza aver preparato insomma una scaletta fisica o mentale per raccontarvi come al solito da una lettura a un'esperienza poi di vita vera, insomma come tutte queste cose spesso e volentieri per me si intrecciano e poi effettivamente mi fa veramente piacere condividere le riflessioni in maniera molto selvatica insieme a voi. Dunque, ho finito, appena finito la cerimonia della vita, l'ho finito ieri. Nuovamente, come è stato per parti omicidi, l'avete visto nel video precedente, finita la lettura. Lei, secondo me, lì, dice: io posso darvi fastidio e farvi star male su tantissimi fronti. Ho deciso che non lo farò su un unico livello, ma su tutti i livelli che vi possono venire in mente, così per colorare la vostra vita. Allora, dunque, inizio questo libro, è una raccolta di racconti, sono 12 raccontini, il libro poi è poco più di 200 pagine e praticamente ho partecipato, purtroppo ancora non ho le foto perché c'era un fotografo che faceva delle foto, ma ancora non le ha inviate ai partecipanti. Qualche giorno fa hanno organizzato un evento qua vicino a me di lettura collettiva in silenzio, dalle 9:30 di sera alle 10:30, quindi per un'ora ognuno poteva portarsi un libro, leggerlo tutti insieme e poi con un gong, insomma, ci davano la fine della nostra ora di lettura collettiva. È stato bellissimo e io ho pensato a lungo cosa portarmi, poi ho detto: guarda, non far finta che in questo momento non hai questa cotta adolescenziale fortissima premurata seiaca, e quindi ho preso questo. Tra l'altro vi metto qui la conversazione con la mia amica Giada, se per caso non l'ho cancellata, perché io le conversazioni su WhatsApp le svuoto quasi tutti i giorni. Comunque le dico: senti, guarda, ma parti omicidi, che cosa ne pensi? E lei mi dice: sì, no, incredibile, giù, incredibile. Adesso ne stiamo parlando con lei, mi dice: ho appena iniziato a leggere La cerimonia della vita, se lo compri, lo leggi, ci fai 17 video su questo libro. Io avevo mezz'ora di tempo libera da riempire, sono andata subito in libreria, perché io do retta alle mie amiche, sono andata subito in libreria, ho comprato il libro, le ho mandato la foto e le ho detto: Giada, eccomi qui. Ordine eseguito. Ok, così sono andata a questo gruppo di lettura serale e ho letto il primo racconto, che sono esattamente 50 pagine, quindi un racconto neanche brevissimo se vogliamo. E ogni tanto, cioè, tutti in silenzio, ci hanno fatto spegnere il telefono, veramente fighissimo. C'era un silenzio di tomba e io ogni tanto mi veniva talmente tanto da ridere che mi mettevo il naso nella maglietta sperando, perché allora i casi, secondo me, ci ho pensato a lungo. I casi possibili sono tre di questa autrice. O lei scrive certe cose solo ed esclusivamente per il piacere di farti star male, con quel fare beffardo di dire: voglio proprio vedere se ce la fai ad arrivare fino alla fine. Ti voglio provocare, cioè solo per il divertimento di fare delle storie a tratti horror, a tratti grottesche, a tratti insomma grottesche all'inverosimile, che ti danno fastidio, che ti fanno venire assolutamente il vomito, veramente tu senti l'alta marea, così perché mi piace, io mi diverto, è un mio modo di scrivere, per carità, cioè, può essere tranquillamente una missione di vita. Perfetto, questo è il primo, quindi che dietro non c'è nessun tipo di, come posso dire, dietro non c'è una volontà politica, un messaggio, una riflessione che si cerca di far passare nel sottobosco per arrivare al pubblico, per creare un dibattito, appunto una riflessione più forte, ma proprio un testo volutamente corrosivo. Io ho pensato, ad esempio, perché sono giorni che non parlo d'altro che di lei e di questo libro, anche persone che non l'hanno letto, quindi io perderò anche le poche amiche che ho. Io pensavo, ad esempio, a Primi Delitti. Questo qua è un libretto, è una raccolta di racconti, se ricordo bene, sono 5, di Paolo Di Orazio, che era uscito nell'89.
questo, lui è, diciamo, definito un po', insomma, una sorta di padre dello splatterpunk italiano, no? Questi sono cinque raccontini violentissimi, crudissimi, in cui dei bambini uccidono degli adulti. Tu lo leggi e, se, almeno per come la vedo io naturalmente, cioè ci mancherebbe, cioè, se, lì senti, secondo me, dei raccontini disturbanti, violentissimi, crudi, che ti fanno star male, a tratti grotteschi, che comunque il sorriso ti viene, o almeno a me sì, poi capisco che è molto soggettiva la cosa, però cioè, finisce lì, cioè non so come dire, è circoscritto in questo libro e via. Mentre invece qui, nel primo racconto, in cui ci si immagina che quando una persona umana muore non si fa praticamente più il funerale, ma quella persona viene fatta a pezzi, cucinata e mangiata dagli amici e parenti. Ok, con dettagli su come fare il brodo, le polpette, eccetera. Ok, verrebbe da dire, ok, che idea! Il calore familiare, no? Ok, però secondo me, posso sbagliarmi, vedo due livelli diversi di proposta. Dicevo, quindi, le possibilità sono queste. Lei o lo scrive così, giusto per il piacere di divertirsi nella provocazione, che, per carità, uno liberissima di farlo in quanto autrice, in quanto creativa, o lei è vegana antispecista. Nel racconto le persone umane di questo futuro, non si capisce se è un futuro, un presente, un futuro prossimo, se siamo, sono, lo so, insomma, sono sempre come dei trip, degli acidi veloci, no? L'altra sera parlavo con una ragazza che anche lei ha letto Parti e omicidi in contemporanea con me, le ho detto, ti è piaciuto? A me è piaciuto un casino. Lei mi fa, sì, però io avrei voluto che fosse un pochettino più, come dire, più lungo, che mi raccontasse più cose. Invece, secondo me, la cosa figa è proprio che sono corti, cioè lei non è che ti dà tanti dettagli, che okay? Sono storiette corte, trip brevi, e poi tutto il resto che ti resta dentro probabilmente o te lo immagini tu se te la senti. Dicevo, o lei è vegana antispecista e nel racconto, visto che le persone umane mangiano i corpi dei cadaveri umani, allora si parlerà molto di cannibalismo in questo video, lo dico, al contempo continuano a mangiare anche i corpi degli animali non umani. Quindi c'è questa alternanza: all'inizio loro stanno mangiando il corpo di un pesce morto che è stato fritto, e poi parlano del corpo del loro collega che, visto che è venuto a mancare, verrà cucinato. Come sarà? È tutto il discorso. Ma secondo me lui era così atletico, probabilmente la carne sarebbe... Ok. Quindi lei ti provoca, ti dice, allora, senti un po', in questo racconto ci sono tanti corpi che vengono mangiati. Qual è la parte del racconto che ti fa stare malissimo? Che ti viene da chiudere il libro e dire, guarda, cioè qua siamo veramente al limite del grottesco. Cioè, ripeto, per me è proprio un umorismo nero che fa ridere. Io svariate volte nel corso della lettura, questo non è un libro, secondo me sono delle montagne russe, veramente. C'è un saliscendi di emozioni nella lettura incredibile. Secondo me è stata bravissima. Dicevo, cos'è che dicevo? Ah, sì, ecco. Quindi lei ti dice, perché in alcuni pezzi del racconto alcuni corpi ti fanno sentire determinate cose e altri corpi invece no? Questo è molto potente come quesito che viene posto al lettore. Viene descritto nel dettaglio, io sicuramente non è un testo che consiglierai a chi è molto molto suscettibile, molto sensibile, che facilmente si impressiona durante la lettura, perché ci sono veramente delle scene fortissime emotivamente, che io ad esempio da bambina ero così, c'era una scena che mi faceva impressione in un film, in un cartone animato, in un libro, a me poi mi entrava in testa e non mi lasciava più, ma non per giorni, cioè per sempre. Quindi ecco, se magari siete un po' emotive o un po' fragili durante la lettura e quindi sapete che ci sono tante cose che vi possono disturbare troppo, sicuramente non vi consiglierei questa raccolta di racconti. Però dicevo, tu ti chiedi, questo corpo di questo ragazzo che viene a mancare,
normalmente in questo immaginario, in questo scenario ipotetico che si è immaginato lei, i corpi umani vengono sempre cucinati e mangiati più o meno nello stesso modo, in questa cerimonia della vita. Questo ragazzo invece lascia scritto, lascia un ricettario dicendo: ciao ma, ciao sorella del mio cuore, io invece avrei piacere che voi faceste delle polpette. Quindi c'è tutta questa scena di loro che prendono questi coppetti dal frigo, perché insomma la parte che da corpo a singoli pezzi la fa un'impresa, una ditta, e poi la famiglia decide di occuparsi di questa cosa, no? Queste cose che vengono raccontate, rivoltanti, sono le medesime che noi sentiamo tutti i giorni in tutti i programmi televisivi di cucina che vanno da quando io praticamente andavo alle medie, quindi parliamo del 2001-2002, io me lo ricordo benissimo, quello è il periodo in cui sono scoppiati questi programmi di cucina in televisione e da allora non si sono mai fermati. La gente li segue, li ama, gente che va al ristorante, dà il voto al ristorante, a come sono i piatti. Ok, quello che noi leggiamo è quello che sentiamo tutti i giorni. Cambia però il corpo che viene fatto a pezzi, impacchettato, messo in frigo, tolto dal frigo, cucinato e poi consumato dagli esseri umani. Quindi, secondo me, dicevo, la seconda opzione è lei ha dentro di sé una un'opinione forte e politica, e attraverso questo raccontino horror grottesco all'inverosimile e molto molto forte ti sei mai chiesto quali sono i corpi che, se vengono fatti a pezzi e cucinati, ti fanno star male e quali no? Terza opzione, lei è favorevole al cannibalismo, a mangiare chiunque, tanti saluti. Certo, forse, cioè, io mi auguro di no, però a questo punto potrebbe essere. Però mi chiedo, siamo proprio sicuri? Cioè, io spero più nella seconda. Allora, anche il secondo racconto ci pone un'altra domanda, e cioè, quali sono i corpi da cui va bene prendere delle parti per realizzare, ad esempio, oggetti d'arredamento? Nell'immaginario suo, del secondo racconto, una volta che le persone vengono a mancare, lì vengono usati le parti dei loro corpi per realizzare lampadari, capi d'abbigliamento e così via. La cosa nuovamente che si ripete è che non è solo con i corpi degli esseri umani, si continua a farlo anche con i corpi degli animali non umani. Eppure il personaggio maschile che vediamo nel secondo racconto è disgustato soltanto dall'utilizzo di parti di corpi umani, mentre invece la sua fidanzata, la protagonista del racconto, usa entrambi e dice: ma qual è la differenza tra i due? E c'è questa scena che, secondo me, la cosa interessante delle proposte sue, dei suoi racconti, è che il sangue ti si gela e al contempo ridi. Secondo me, riuscire a fare questo, naturalmente per il mio personalissimo punto di vista, è veramente una qualità enorme, cioè diciamo, di chi ti propone qualcosa di scritto, no? Veramente riuscire a fare entrambe le cose è veramente qualcosa di forte, secondo me. Lei ci riesce. Quindi in questo secondo racconto ti dice: ma perché quelli sì e questi no? Perfetto. Filo conduttore che abbiamo visto sia in Parti e omicidi, la ragazza del convenience store, e nuovamente, assolutamente, nella cerimonia della vita, questo filo conduttore che passa attraverso tutti i suoi testi, tutti i suoi racconti, è sempre il grande quesito del che cos'è la normalità, chi è normale e perché alcune cose le riteniamo normali e altre invece le riteniamo anormali.
A questo punto io ho bisogno di voi che seguite il canale, che magari avete letto il libro o che sapete il giapponese, quindi potete andare più a scavare nelle interviste di quest'autrice. A me sorge un dubbio. Anche gli altri racconti, stranamente, i racconti che mi hanno fatto stare peggio non sono i primi due, cioè non sono quello del cannibalismo e quello dei lampadari fatti di unghie umane. Cioè, stranamente, i due racconti che veramente io ho fatto proprio... che ho detto... Ma perché sto facendo tutto questo? Sono... Questa donna è veramente... Allora... Gli amanti del vento e Puzzle, che tra l'altro sono uno dopo l'altro, che io l'ho letti prima di andare a dormire ieri. È veramente, cioè, negli amanti del vento non c'è sangue, violenza, ecco, lo potete leggere se magari siete facilmente impressionabili, che non volete vedere niente, non volete leggere, scusate, niente di esplicito. Ma l'assurdità di questo racconto, cioè, ho fatto proprio, ho detto, scusa, forse non ho capito, torno indietro, una tenda, ecco, ed era veramente una tenda, quindi è impossibile dire il disagio che ho provato leggendo sta cosa. E poi anche Poci, pagina 107, un raccontino cortissimo, è bello perché lei parla di tutte queste situazioni strampalate, ma poi è la società nostra, è veramente belì, troppo brava. Però vi dicevo, ecco, soprattutto in seguito alla lettura di Mangiando la città, un racconto che io pensavo potesse durare 3 pagine, lei l'ha fatto durare tanto che ho detto, ma qua dov'è che vuoi andare a parare, figlia mia? Nuovamente torna alla scena iniziale della ragazza del convenience store, di un uccellino morto, un bambino che vuole seppellirlo e un personaggio che dice mangiatelo. Allora, secondo me va capita una cosa fondamentale della sua proposta e della sua provocazione, che è poi una cosa che sentiamo dire, diciamo, nelle conversazioni che abbiamo con le persone non antispeciste nella nostra vita quotidiana. E quindi è molto interessante, per questo ci tenevo a confrontarmi con voi. Allora, lei in quell'intervista, quando parlava di questo libro, dice: non capisco perché la gente, o meglio, la gente resta molto turbata dai miei racconti, perché parlo di cannibalismo e perché parlo, ad esempio, di un maglione fatto di capelli umani o di un velo da sposa fatto di pelle umana. E poi dice, tuttavia, non capisco perché, dal momento in cui queste cose noi le facciamo già tutti i giorni nei confronti degli animali. Inoltre, una cosa che adesso è considerata illegale o strana, tra 20 anni invece potrebbe essere normale. Lei fa questo esempio del primo personaggio, la prima protagonista, le sue protagoniste sono sempre donne, tra l'altro. Si chiede, io sono nata che ancora non si mangiavano gli esseri umani quando morivano. Adesso è passata una generazione, ora è legale. Io so dire qual è la cosa giusta tra queste due generazioni, tra questi due decenni, insomma, che io ho visto trascorrere, no? Cioè, quindi c'è sempre, anche questo l'abbiamo visto tanto in Parti Omicidi, questa riflessione circa il fatto di qual è tra queste due realtà che mi ha proposto la società quella che io ritengo giusta. Ecco, allora, nel momento in cui dici perché questo sì e quello no, ti rendi conto che la società, naturalmente, va da sé, non è statica, è qualcosa di fluido, che si muove, che è sempre in costante cambiamento. È vero, lo sappiamo. Dalle cose più banali, le videocassette, le audiocassette, la presenza delle carrozze per poi passare alle macchine, lavori che prima erano comuni, lavori che poi sono spariti, lavori nuovi, lo sappiamo. Infatti dire che una cosa deve restare così perché si fa da tanto, compreso il fatto di mangiare gli animali, è una scusa che non sta in piedi per niente, proprio da un punto di vista logico e razionale, perché quando sono state inventate le macchine, chi faceva carrozze, produceva carrozze, le costruiva, le aggiustava, che ha fatto? Ha cambiato lavoro. Ha cambiato lavoro, così è. Ok, però, allora, il fatto di puntualizzare questa cosa, di mettere in luce il fatto che
tutto è in movimento, tutto cambia sempre. Lei lo intende come dire, e quindi tutto va bene? Quindi perché dici che è sbagliato mangiare i cani, i gatti, oppure perché invece il maiale ti va bene? Tanto tutto cambia, no? Magari fra 20 anni invece andrà bene mangiare i cani, quindi... Cioè, se questo vuol dire per lei, e quindi bisogna rispettare, diciamo, tutte le culture, tutti gli usi, tutti i costumi, tutte le usanze, tutte le pratiche, anche quelle violente, perché di fatto ognuno è diverso, ogni cultura è diversa, è una cosa. Perché vuol dire allora giustificare quello che facciamo agli altri nel momento in cui esercitiamo violenza nei loro confronti, individui umani e non umani, naturalmente. Un'altra cosa è invece chiederti, a te che stai leggendo, perché questi corpi, se vengono fatti a pezzi e mangiati, questa cosa ti dà fastidio, mentre invece gli altri no? Cioè spronarti a farti una domanda critica e razionale, no? Cioè è molto diverso, perché se così non fosse, a parte il fatto che se così non fosse, vuol dire che lei dice, ma certo, allora mangiamoci anche tra di noi. Ma voglio dire che secondo me non è possibile, perché, ripeto, io non vedo in lei, posso sbagliarmi, anzi sicuramente mi sbaglio, io vi ho tirato fuori, quando io ho letto Sirene di Laura Pugno, a cui ho dedicato un video lunghissimo qui sul canale, io ci ho trovato una critica antispecista e anticapitalista, fortissima, no? Fortissima, tant'è. Poi questa autrice ha fatto una conferenza online in cui era possibile interagire tramite chat. Mia madre le ha chiesto, lei per caso è antispecista? Lei ha risposto con un giro di parole infinito, ma comunque ha detto di no. Io non ci posso credere che questo racconto, diciamo, sia stato scritto da una persona che invece gli animali se li mangia e paga affinché vengano sfruttati all'interno degli allevamenti e vengano uccisi all'interno dei mattatoi. Tant'è, è così. Però, se noi guardiamo invece di uscita recente, tradotta in italiano di recente, anche questo trovate un video molto approfondito qui sul canale, Cadavere squisito, di Agostina Bazzerica, qua, secondo me, ecco, in questo senso io dico, vedo una differenza con questi tipi di testi e, ad esempio, un testo che vuole essere proprio splatterpunk, violento, provocatorio, cattivo, questo è un testo cattivo, punto, ok. Mentre invece, secondo me, questo testo qua, in cui noi vediamo un futuro in cui ormai gli animali non umani sono tutti estinti e quindi vengono mangiati gli esseri umani. Naturalmente non tutti gli esseri umani, lei è un tipo, si vede, molto capace, molto informato, molto serio secondo me nella sua proposta. Esseri umani, poveri, naturalmente, e ai margini della società, naturalmente. Certamente non vengono sfruttati, uccisi e mangiati esseri umani ricchi del nord globale, privilegiati, ecco. Quindi io credo, poi naturalmente anche qua mi posso sbagliare, ma poi ho visto per certo che l'autrice almeno qualche anno fa ha dichiarato proprio di essere vegetariana, io spero che questa sua riflessione sia andata poi, ad approfondirsi, no? E spero tanto che oggi sia antispecista, perché insomma gli strumenti per capire che capitalismo, visto che per lei era anche una critica al capitalismo moderno, capitalismo e specismo sono due facce della stessa medaglia, lei sicuramente ha gli strumenti per capirlo e come. Ecco, quindi nella lettura qua non c'è soltanto un racconto horror, c'è un racconto horror ma c'è anche una critica sociale, economica e politica fortissima, fortissima. Non ci si può fermare soltanto al racconto horror delle persone che vengono chiuse, macellate e mangiate. E secondo me la presa di posizione, la critica e la riflessione soprattutto sociale e politica di Murat Asayaka è fortissima. Non è, secondo me, un'autrice superficiale o che semplicemente vuole un po' scuoterti con il ghigno, come dire, mo voglio proprio vedere fin dove arrivi. E questo lo si vede anche in tutti gli altri suoi racconti, che attraverso, ripeto, più livelli, veramente i più disparati, ti fanno star male o ti fanno scuotere dentro qualcosa. C'è questo senso di fastidio multisfaccettato durante la lettura, che però almeno, secondo me, è un'emozione costruttiva, perché tu dici lei sta
sta veramente cercando di comunicarmi qualcosa, una riflessione attraverso una metafora, attraverso un mondo immaginato da lei, ma che vuole mettere in discussione qualcosa. E il voler mettere in discussione quella che è definita la normalità, che vuol dire la schiavitù o l'uccisione per tante individualità, per tanti corpi umani e anche non umani, quello secondo me ha una forza, un valore veramente che non si può mettere da parte o ignorare. Nell'ultimo racconto, che si chiama, scusatemi, ero convinta di ricordarmelo, La schiusa, io mi sono veramente sentita, vi dicevo in generale durante tutta la lettura, ma veramente come sulle montagne russe. E non voglio dirvi niente perché secondo me l'esperienza durante la lettura di questi racconti è veramente notevole. Io l'ho comprato nuovo questo libro, l'ho pagato 18 euro, so quanto tempo ci metto a lavoro per guadagnare 18 euro, io non dispongo di tanto denaro, quindi non mi è possibile comprare sempre e solo libri nuovi, compro principalmente libri usati e anche in baratto, talvolta però compro anche libri nuovi, tuttavia insomma scelgo bene dove prenderli e che testi prendere nuovi, ecco, nella speranza che sia un investimento per me che abbia un valore. E in questo caso io sono veramente contenta, pensando a quello che significano per me 18 euro nella vita, di averli spesi per quello che mi ha dato questa raccolta di racconti. E vi dicevo, l'ultimo racconto, cioè il primo ti straccia così subito, ti asfalta con questa irruenza, e poi nell'ultimo, in cui si parla dei temi che sono stati affrontati nel romanzo La ragazza del convenience store, che a differenza della cerimonia della vita e Parti omicidi, che sono raccolte di racconti, questo invece è un unico racconto, un unico romanzo, si ritorna nei temi che lei ha affrontato qua, quindi l'accettazione sociale, la paura del giudizio degli altri e di come noi ci rapportiamo al mondo che abbiamo attorno pur di stare a galla. E quindi inizia subito che sembra un racconto, cioè la cosa che a me piace è che dici chissà dove sta andando a parare, cioè tu non hai idea di dove ti porterà, cioè in questo trip, e quindi almeno nel mio caso l'attenzione è altissima e la curiosità è altissima, e la cosa diventa subito, dici caspita che personaggio privo di carattere, no? Lei stessa dice di se stessa, io non ho un mio carattere, e quindi diciamo metto sempre una maschera e divento un personaggio diverso in base alla persona con cui sto, e subito ti senti lontano da lei. Poi però ti dici, ma io sono veramente così tanto diverso da lei? E poi ridi con quella risata forte. Io ho riso proprio durante questa lettura, che sembra strano magari visto quello di cui tratta. E poi il finale, cioè dalla risata, boh, ti stronca. A me ha ricordato le storielle corte di Ascanio Celestini, in particolare quella che a me piace di più, Io cammino in fila indiana, una raccolta di storie che io ho letto tantissime volte, che ti fa ridere, è divertente, hai un po' questo sorriso e poi c'è sempre questo finale di una, due frasi che ti dà questo senso dolce amaro, agrodolce della vita. Ecco, e lei secondo me in quest'ultimo racconto coinvolge tutte noi, tutti noi. Magari con un'intensità diversa, naturalmente, in base a chi legge, ma penso che chiunque che faccia parte di questa società, anche solo in parte, si ritroverà un pochettino nei pensieri o nella difficoltà di questa ragazza. E quindi secondo me ci sarà chi si ritroverà commossa nella lettura, chi magari proprio piangerà, o chi senza necessariamente provare magari così tanto coinvolgimento, però ci sarà veramente questa riflessione del mi ritrovo in quello che dice, io riesco veramente a essere me stessa, e chi ti dice che tu sei te stessa, qual è tra questi personaggi quello vero, ce n'è uno vero? E quanto i social in questo senso hanno un peso ormai nelle nostre vite. E
Quindi, ripeto, tra le tre possibilità che vi ho illustrato a inizio video, non mi sento di dire che lei possa avere solo la volontà così un po' sfacciata di infastidire il lettore, che ripeto, ci sta, io non ci trovo niente di male a voler scrivere solo con quell'intento lì. Non ci trovo, o almeno me lo auguro, ma non ci trovo neanche il pensiero del tutti sono diversi, vale tutto, possiamo fare quello che vogliamo perché tanto tutto è sullo stesso piano, tutto potrebbe cambiare, tutto potrebbe poi diventare legale, tutto potrebbe diventare poi giusto e ingiusto, quindi facciamo quello che vogliamo nei confronti di chiunque, o comunque sarebbe secondo me una grande delusione. Vedere che un argomento così importante come quello dello sfruttamento e della schiavitù, degli animali non umani venisse così banalmente messo da parte con il tutto va bene. E poi l'ultimo, ecco, io ripeto, vedo in lei una grande consapevolezza, una grande, grandissima sensibilità, immensa, e una grande volontà di autocriticarsi, di guardare sempre con questo sguardo esterno, come è successo in questo racconto puzzle che mi ha. Oh, quanto sono stata male a leggere, non ho veramente detto, ma cosa stai cercando di dirmi? Cioè, veramente, lei ci deve averci una specie di ossessione per questa cosa del sudore, dei succhi gastrici, non ho ben capito. Comunque, io vedo più nella seconda ipotesi, o forse me lo auguro, perché sarebbe molto bello avere un'autrice contemporanea, una donna contemporanea, autrice di libri così seguiti, così amati dal grande pubblico, ormai sempre di più, che insomma, oltre a voler fare una critica sociale, economica e politica per quanto riguarda le vite degli esseri umani, quindi appunto l'accettazione sociale, la critica nuovamente che troviamo qua alla famiglia tradizionale, normale, intoccabile, che è stata messa in una cornice d'oro sotto una campana di vetro, dentro una cassetta di sicurezza, dentro la banca nazionale, che nessuno deve toccare perché guai se voi non rientrate in quello standard, siete tutti strani, anormali e dovete essere buttati dalla torre. Nuovamente troviamo sempre questa critica e quindi un voler scardinare quest'immagine, non lo so, da santi della famiglia tradizionale e di quella che è considerata normale, però secondo me nella sua riflessione ci sono anche gli individui non umani. Non, ripeto, per me sarebbe un grande dispiacere che tutto si riducesse a. Ma non è possibile, bellissima! Qua vi facessi vedere tutte le chiacchiere che ho fatto con mia mamma, le mie amiche, sono giorni che parlo solo di questa cosa, perché davvero lei è entrata nei miei pensieri, quindi è una cosa molto bella. Io avevo preparato tutta una pila di libri da leggere in estate, come vedete sto leggendo solo lei, adesso. No, l'ho già portato giù? No. Ok, adesso leggerò I Terrestri, il quarto libro e ultimo purtroppo che troviamo in Italia suo, sarebbe bello leggere anche L'Allattamento, che è un racconto breve per cui lei aveva vinto un premio agli esordi, insomma, della sua carriera. Quindi i colpi di fulmine funzionano così, cioè la tua vita va avanti dritta, tu pensavi che fosse, cioè segui un copione, dici ma sì, le mie giornate, e poi arriva il colpo di fulmine, ti stravolge come l'alta marea che tu non te l'aspettavi, affoghi, cerchi di stare a galla. I colpi di fulmine sono così, ok? I colpi di fulmine letterari sono i più belli della vita perché secondo me ti arricchiscono, ti tengono compagnia, non ti fanno sentire sola, ti mettono in discussione, ti attraggono, non vedi l'ora di stare con loro. Cioè, per me ieri che dovevo andare a lavorare è stato veramente. Sono sincera, fisicamente, cioè, sono stata male, a parte per quello che stavo leggendo, ma perché io volevo restare a casa a finirlo, invece l'ho dovuto fare ieri sera, poi è finito. Ed è bello quando succede quello, quando c'è quel coinvolgimento lì, quell'attrazione nei confronti di un libro, da dire non vedo l'ora di essere in tua compagnia. Quindi dicevo, io spero tanto che non si riduca alle conversazioni banali e vuote che sentiamo come per dire vabbè, da noi si fa così, lì si fa così, quindi va bene uccidere tutti gli animali perché ogni cultura uccide animali differenti. Quindi
quindi non ti puoi permettere di criticare chi alleva, uccide e mangia i cani, perché tu allevi, uccidi e mangi le mucche. Ah, e quindi? E quindi uccidiamo tutti. Non lo so, mi sembra un discorso da bar, o appunto di quelli da strada, troppo banali, cioè troppo superficiali. E lei è un'autrice, secondo me, che può essere tante cose, può anche non piacere perché ognuno ha i suoi gusti, però non le si può dire assolutamente che è un'autrice superficiale. È sicuramente una tipa originalissima, con una creatività dirompente e particolarissima, che può urtare la sensibilità di tante lettrici, però appunto, e concludo, secondo me la volontà è di squarciare qualcosa in superficie per entrarti dentro e poi con un picchio continuare a colpire affinché tu possa entrare nella sua dimensione. Lo fa con modi sicuramente bruschi, dicevo nel video precedente, molto punk, ma a me piace. Pur avendo, io la consiglierei, ecco, a chi ama i libri scritti in maniera molto molto semplice, molto molto scorrevoli, con quelle scritture basiche, senza grandi, cioè non libri pomposi o con tante tante descrizioni lunghi, sono proprio cose corte, brevi, ognuno ha i suoi gusti, naturalmente vorrei aggiungerlo per chi magari ama quel tipo di scrittura. Quindi, in definitiva, io ho visto anche che questo mese ha fatto uscire su... Io non vedevo l'ora di parlarne così, tipo confessionale in chiesa, te prego, perché io vorrei tanto sapere, vorrei condividere con voi quest'autrice, perché secondo me noi che siamo antispeciste troviamo qualcosa di profondo nelle sue proposte, che... è bello, è molto, secondo me, emozionante vedere quando una persona che ha tutto questo seguito si, almeno, credo, si voglia interrogare pubblicamente, ecco, smuovere le coscienze in questa maniera così, così grande. Ho visto che su questa rivista, questo mese, lei ha pubblicato un racconto cortissimo che si chiama Flash, slash, Meat. Quindi carne, flesh, carne proprio solo umana, e carne nel senso la carne degli animali che vengono mangiati. Oh, ma io non lo so, è scritto in giapponese, non ho modo di recuperarlo, non so cosa darei per leggerlo, però mi chiedo, sarà veramente un articolo in cui lei dice mangiamo tutti? Non lo so, ma veramente, ma è possibile questa cosa? Non faccio altro che pensarci. Oppure invece vuole essere una critica antispecista? Spero tanto in questa seconda ipotesi. Vi chiedo, perché veramente per me sarebbe un immenso piacere, se per caso l'avete letto oppure poi lo leggerete, la mia mail è sotto qua, nel box. Scrivetemi per email, perché a me piacerebbe tantissimo confrontarmi, oltre alla mia amica che lo sta leggendo con me, grazie Giada, grazie mille, confrontarmi anche con altre persone, perché io sto veramente analizzando tutto quello che sto leggendo e anche i miei sentimenti durante la lettura, perché è un'autrice che mi ha, come avrete sicuramente capito, acceso dentro tante, tante cose interessanti. E io non ci posso credere che, no vabbè, ma è sicuramente la seconda opzione, però se anche voi l'avete letta e anche voi avete questi dubbi, questi quesiti o comunque qualsiasi riflessione voi vogliate condividere con me, io sarei veramente tanto tanto felice di leggerla. Adesso leggerò I Terrestri, senza dubbio ne parlerò qui sul canale, sarà quindi il quarto e ultimo video dedicato a Murat Asayaka. No, non è vero, non posso finire il video perché non vi ho detto la cosa sconvolgente, Belì. Ah no, mamma mia, meno male che mi è venuto in mente. Allora, alla serata, sono partita dalla serata di lettura collettiva, voi avrete detto, ma e chi se ne frega, giustamente, scusate, Belì che tonta. Allora, leggo questo primo racconto su questo pseudo futuro in cui si mangiano i corpi umani. Ok, il giorno dopo sento questa conversazione.
Chissà, magari se non la senti più, magari è stata assolutamente, cioè ridendo, non vorrei che pensaste che, ok, magari è stata fatta a fette, quello lì se l'è mangiata, riferito a una ragazza umana. Risate, scherzi, ma come fai a dire queste cose? Oh mio Dio, che schifo, non posso sentirti. Io guardavo così, così. Quindi si è ironizzato in maniera macabra su questa ragazza che si conosceva. Sì, nella stessa conversazione. Ah, mi dici tu come fai? Adesso non mi ricordo che piatto. Ed è stata spiegata nel dettaglio la ricetta per cucinare la carne di un vitello. E lì nessuno ha detto: oh mio Dio, che schifo, ma come si fa? E io la sera prima avevo letto La cerimonia della vita e ho detto: ma com'è possibile? Cioè, stanno raccontando come tagliare la parte del corpo di un vitello ed è solo una ricetta. Nessuno è scandalizzato, nessuno ha le lacrime agli occhi, nessuno è disturbato, nessuno è a disagio, nessuno dice: oh, ma che cazzo state dicendo? Cioè, il corpo di un vitello fatto a pezzi, messo col sugo in una padella, quel corpo lì, non è vissuto come l'altro corpo e questa è solo la società a imporcelo, a dircelo, la cultura. Come diceva Murata Sayaka in quell'intervista. Quindi io non parlo naturalmente a nome suo, ma parlo invece a nome mio, che invece non vedo differenza tra due individui, anche se uno è umano e l'altro non è umano, che vengono uccisi e mangiati. Tra l'altro si parla sempre di, anche lei l'ha messa questa frase, secondo me, sì, vabbè. Ha messo questa frase, è il cerchio della vita, no? Quella è la natura. Tuttavia, noto sempre che questa scusa viene sempre utilizzata da individui privilegiati. Questa è la natura, questo è il cerchio della vita, non lo dice, non lo esprime mai come pensiero, come sentire appunto un vitello quando viene sgozzato. Oppure un cane che viene abbandonato in autostrada, o un gatto su cui fanno degli esperimenti in uno stabulario, oppure una tigre che viene frustata in un circo. Sono sempre scuse che escono dalla bocca di persone umane che non vengono uccise, che non vengono allevate e non vengono mangiate e che, ho notato, hanno anche molti, molti altri privilegi, oltre a questo. E secondo me è un dettaglio su cui bisognerebbe soffermarsi in maniera più seria. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, vegan!